Regola numero 8. Quando il discepolo si avvicina alla porta, i sette maggiori devono risvegliarsi e suscitare la risposta dei sette minori sul doppio circolo. Questa regola è molto difficile ed è anche pericolosa per chi si inoltri prematuramente nel sentiero finale. Letteralmente può essere così interpretata. L'aspirante all'iniziazione deve sviluppare in qualche misura la vibrazione dei sette centri della testa, accrescendo in tal modo l'attività vibratoria dei sette centri del corpo eterico. La reciproca vibrazione influenzerà anche i sette centri fisici, inevitabilmente stimolati quando quelli eterici si avvicinano alla loro vibrazione massima. A tal proposito, basti accennare che quando i sette centri della testa rispondono all'ego, i sette centri seguenti, la testa considerata come un'unità, il cuore, la gola, il plesso solare, la base della colonna vertebrale, la milza e gli organi della generazione, sono pure influenzati, ma solo per quanto riguarda la purificazione e il dominio. Ciò produrrà risultati negli organi fisici con cui l'uomo funziona sul piano fisico. Per esempio, l'uomo potrà trasferire coscientemente il fuoco creativo e l'energia dagli organi della generazione alla gola, oppure, mediante il controllo cosciente del cuore, sospendere l'animazione del corpo fisico. Ciò non è ottenuto con pratiche di Hatha Yoga o centrando l'attenzione sugli organi fisici, ma sviluppando il dominio esercitato dal Dio interiore, il quale opera usando il centro della testa, da cui controlla tutti gli altri. Il candidato dedichi quindi tutte le proprie energie allo sviluppo della vita spirituale, che è il risultato del retto pensiero, della meditazione e del servizio. Con lo studio profondo di tutto ciò che è possibile conoscere sull'energia e sui nuovi punti focali, egli coordinerà la propria esistenza affinché la vita dello spirito possa fluire. Attualmente tale studio può essere intrapreso senza pericolo, solo in gruppo e con la guida di un istruttore. Gli allievi si impegneranno a non compiere esperimenti su se stessi e a non scherzare con i fuochi del corpo, limitandosi a comprenderli teoricamente e a vivere una vita di servizio. In tal modo i centri si svilupperanno in modo normale, mentre il candidato si dedicherà ad amare perfettamente il proprio fratello in verità e in pratica, a servire generosamente, a pensare con intelligenza e a vigilare attentamente su se stesso. Inoltre terrà nota di tutto ciò che, nella sua vita interiore, gli sembri in relazione con l'evoluzione dei centri. Tali appunti potranno essere esaminati e commentati dall'istruttore, se ne trarranno deduzioni e il risultato sarà messo a disposizione del gruppo. In tal modo potranno essere raccolte molte conoscenze utilizzabili. Il candidato che farà cattivo uso della conoscenza, che indulgerà in esercizi di respirazione per svilupparsi e si concentrerà sui centri, fallirà inevitabilmente nel suo sforzo di raggiungere la porta e pagherà il prezzo delle sue infrazioni con la follia, la nevrastenia o malattie fisiche. Regola numero 9. Il discepolo si fonda nel circolo degli altri sé. Un solo colore li unisca e la loro unità si manifesti. Solo quando il gruppo è percepito e conosciuto, l'energia può essere emanata con saggezza. Tutti i discepoli e candidati devono rintracciare il particolare gruppo di servizio al quale appartengono sul piano interiore, riconoscerne i membri sul piano fisico e unirsi a loro nel servizio all'umanità. Tale riconoscimento si baserà su
unità di scopo, unità di vibrazione, identità di affiliazione di gruppo, legami karmici di antica data e capacità di lavorare in armonia. Superficialmente, questa può sembrare una delle regole più semplici, ma in pratica non lo è. È facile cadere in errore e il problema di lavorare armoniosamente in allineamento di gruppo non è così semplice come può sembrare. Possono esistere vibrazione e relazione fra gli ego, ma le personalità esteriori non armonizzare. In tal caso, spetta al candidato rafforzare la presa dell'ego sulla propria personalità, affinché il rapporto esoterico di gruppo possa attuarsi sul piano fisico. Egli lo farà disciplinando la propria personalità e non correggendo i suoi fratelli. Regola numero 10. L'armata della voce, i Deva nelle loro file serrate, opera senza sosta. Il discepolo ne consideri i metodi, impari le regole secondo le quali essa opera entro i veli di Maya. Questa regola si riferisce alla ricerca occulta che devono compiere prima o poi tutti coloro che aspirano all'iniziazione. Sebbene sia pericoloso per chi non è iniziato interferire nell'evoluzione dei Deva parallela a quella umana, è pure necessario e privo di pericolo cercare di conoscere i procedimenti usati dai costruttori e i metodi seguiti nel riprodurre dall'archetipo, attraverso l'eterico, quella che chiamiamo manifestazione fisica. I loro gruppi devono essere in qualche misura teoricamente conosciuti e i suoni che li pongono in attività considerati. Questo implica perciò, da parte di tutti i candidati, lo studio metodico dei fattori seguenti. Primo, il proposito del suono. Secondo, il significato esoterico delle parole, della grammatica e della sintassi. Infine, terzo, le leggi della vibrazione dell'elettricità e molti altri studi sussidiari riguardanti la manifestazione della divinità e della coscienza tramite la sostanza devica e l'attività dei Deva che la dirigono. Verranno indagate le leggi del macrocosmo e riconosciute le corrispondenti esistenti fra le attività del microcosmo e la manifestazione attiva del macrocosmo.